Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Si dice spesso che il cane è il miglior amico dell'uomo. Nel mondo infatti si dice che ce ne siano più di 950 milioni. Tra questi cani ce ne sono alcuni piuttosto unici e molto rari. Oggi ti mostrerò 10 cani che nascono una volta ogni 1000 anni. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Posso già vederti pensare, questa deve essere una foto photoshoppata di un cane, vero? No, la razza di questo cane è uno Shih Tzu e il suo nome è Yogi. Come puoi vedere è davvero unico. Ma com'è che questo cane ha una faccia umana? Purtroppo non lo sappiamo. La sua proprietaria, Chantal Desjardins, non voleva diventare virale quando ha caricato una foto dei suoi due cani, Yogi e Daria. Un cane sembra normale, mentre l'altro ha una faccia simile a quella umana. Alcune persone nei commenti hanno detto che il cane assomigliava a celebrità come Nicolas Cage, Paul Rudd o Ed Sheeran. Quale celebrità intravedi nella faccia di Yogi? Numero 9. Chi non ama i cuccioli? Quando vedrai il seguente cucciolo rimarrai però completamente stupito. Ecco Miracle Millie, una femmina di Chihuahua che ha battuto tutti i ripiri record. Questo cane è così piccolo che può stare anche in una tazza di caffè. È nata nel dicembre del 2011 e alla nascita pesava meno di mezzo chilo. Le sue dimensioni incredibilmente uniche e piccole hanno reso la sua vita una vera sfida. La sua bocca era in realtà troppo piccola per essere nutrita da sua madre, quindi la sua proprietaria, Vanessa Semler, doveva gocciolarle il latte in bocca ogni 2 ore. Il cagnolino alla fine è passato dal dormire in un letto di bambole a dormire nella culla di un bambino e oggi è alta solo 9,65 cm. Numero 8. Il cane successivo, di nome Duncan Lu, prende il nome da Cindy Lou, un personaggio natalizio del film Come il Grinch ha rubato il Natale. Il cane ha catturato milioni di cuori con la sua determinazione, il suo dolce sorriso e il suo aspetto unico. È un cane di razza boxer ed è nato con le zampe posteriori attaccate l'una all'altra. Quando è stato adottato aveva 3 mesi e da allora la famiglia si è presa cura di lui. Fortunatamente è sopravvissuta alla nascita perché aveva anche problemi al sistema immunitario. Il cane è stato persino buttato fuori dall'auto una volta, ma questa storia serve come ispirazione. Il cane non si è arreso e ha imparato a camminare e correre veloce anche con solo 2 zampe. Quanto è incredibile! Numero 7. Ecco Quasimodo, un pastore tedesco. Il cane prende il nome dal personaggio del Gobbo di Notre Dame e soffre di una condizione estremamente rara chiamata sindrome della colonna vertebrale corta. Questa è una malattia genetica estremamente rara. Quando un cane la tiene, significa che ha il busto corto e la schiena ricurva, da qui il paragone con il personaggio Quasimodo. Si dice che questa condizione colpisca la gabbia toracica, facendo sembrare che il cane non abbia il collo. Inoltre, non può girare la testa, ma a parte questo, si limita a svolgere le sue attività quotidiane come un cane qualsiasi. Ama essere accarezzato e coccolato e sa anche esattamente come saltare sulle gambe di qualcuno. Numero 6. Bobby, il pastore australiano, è anche un cane molto speciale perché non ha uno, ma ben 2 nasi. È stato trovato da un gruppo di soccorso di animali mentre vagava per le strade di Fresno, in California. La sua storia è stata pubblicata e poco prima che il gruppo stesse per addormentarlo, pensando che non sarebbe sopravvissuto, l'amico degli animali Todd Ray lo ha accolto. Todd Ray non è solo un proprietario di cani qualsiasi, detiene il Guinness dei primati per avere la più grande collezione di animali a 2 teste mai adottata. Quando ha visto che Toby aveva 2 nasi, ha deciso di adottarlo immediatamente. I veterinari pensavano che Toby avrebbe avuto problemi di salute, ma alla fine è stato confermato che era in perfetta salute. Si diceva anche che il cane possedesse un olfatto insolitamente potente, anche più del cane medio. Si pensa che possa odorare da 10.000 a 100.000 volte meglio degli umani. Una delle sue abilità è recuperare una pallina dove nessun altro può vederla. Numero 5. Un pastore tedesco di nome Sandy è nato in Grecia con un'insolita deformità che nessuno aveva mai visto prima, perché le zampe anteriori di Sandy infatti sono insolitamente piegate, tanto che all'inizio ha dovuto anche camminare sul petto. Inoltre è anche ipovedente.
Sembrava che non ci fosse molta speranza per il povero cane fino a quando la sua storia è diventata virale. È stato mandato nella città inglese di Cambridge dopo che è stato raccolto del denaro ed è stato portato anche in un rifugio per animali. Un negozio di animali locale gli ha persino donato un nuovo letto e anche dei giocattoli. Sandy ha ricevuto tutto l'amore, l'attenzione e le cure mediche di cui aveva bisogno e che meritava. Dopo due interventi chirurgici e varie forme di terapia fisica, riuscì a condurre una vita normale. Numero 4. Quali pensi siano le probabilità che il tuo cane nasca con due bocche, due nasi e due occhi? Questo caso è molto raro e per quanto ho potuto trovare, questo è l'unico cane che abbia mai avuto due teste. Il cane appartiene alla famiglia Huangalortiz che vive nella città di Bagua, in Perù. Sono rimasti scioccati nel vedere che il loro cane aveva dato alla luce sei cuccioli. Uno di loro sembrava completamente diverso, dato che sembrava avere due teste. I veterinari pensavano che non avesse tante chance per vivere, ma miracolosamente il cucciolo, che in realtà è un gemello siamese, era sano. La famiglia ha promesso di prendersi molto cura di lui e di trattarlo come il resto dei cuccioli. Numero 3. Wendy il Whippet è un cane famoso in tutto il mondo che è diventato noto come il cane più forte del mondo. È comparsa spesso nei media tra cui il New York Times, Today Show e Inside Edition. Wendy è stata anche chiamata l'Arnold Schwarzenegger dei cani, pesava 27 kg e ha muscoli spessi anche intorno al collo. Questo perché Wendy aveva una mutazione genetica super rara che la rendeva due volte più pesante di un cane Whippet medio, ma in più aveva un'altezza media e la caratteristica testa stretta. I suoi muscoli, anche se l'hanno resa forte e famosa, le hanno impedito di correre veloce come gli altri cani. Inoltre non poteva girarsi facilmente. Purtroppo oggi Wendy non è più tra noi. Numero 2. Atlas non è solo il cane vivente più grande del mondo, è anche il gigante più gentile del mondo. Una volta è stato acquistato da un allevatore del Missouri, negli Stati Uniti, e Atlas era l'unico cane della sua cucciolata che aveva le zampe troppo grandi per camminare. Nella prima parte della sua vita, la rana riusciva a malapena a fare qualche passo senza cadere. La situazione è peggiorata quando è diventato più grande e più grande ancora. Quando aveva 6 anni pesava ben 102 kg. Inoltre era anche intimidatorio con i suoi 104 cm di altezza. La famiglia Say, proprietaria di Atlas, faceva spesso fatica ad accogliere il cane gigante. Quando si sono trasferiti, non sono riusciti a trovare una casa con un corridoio che Atlas potesse attraversare. Anche i suoi collari dovevano essere realizzati su misura. Il veterinario di solito deve venire da lui perché è troppo difficile farlo salire anche in macchina. Ma il cane sembra essere felice perché passa la maggior parte del tempo a osiare per casa. Numero 1. Quando è nato Turbo Roo, il Chihuahua, purtroppo gli mancavano le zampe anteriori, di conseguenza all'inizio il cane ha dovuto saltellare. Quando aveva 4 settimane, i suoi proprietari lo abbandonarono perché non potevano più prendersene cura, ma un assistente veterinario di nome Ashley Looper lo ha adottato. Ashley, infatti, sapeva già quanto possa essere difficile prendersi cura di un cane disabile. È riuscita a raccogliere fondi per aiutare il cagnolino a vivere una vita più facile e alla fine è riuscita a raccogliere più di $3.500. Un designer si è offerto di realizzare un carrello per il cagnolino insieme ad altre fantastiche ruote verdi. Ora il cane va in giro con stile e gioca come qualsiasi altro cane, solo che ha un set di ruote fantastiche per aiutarlo a muoversi. Quale razza di cane possiedi? Vorresti un cane? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.